Nel Bari un po' avvilito per questo avvio di campionato decisamente sottotono, si propone la figura di un ragazzo molto promettente come il difensore uruguaiano Diego Polenta. 19 anni, già papà da poche ore, lui e sua moglie Jessica infatti festeggiano la nascita del piccolo Benjamin, per il quale il futuro di calciatore è già un'idea ben precisa. No, speriamo un attaccante. Così giovo incontro e poi. Lo incontro. Gioia della vita a parte, Diego si cala subito nella realtà biancorossa che proprio rose e fiori non è. Mi immaginavo diverso, però penso che la squadra ha giocato bene il primo tempo, poi il secondo abbiamo calato un po', però va bene, manca tanto per finire il campionato e io penso che la squadra è unita e quello è importantissimo, no? Il ragazzo è arrivato con un'aurea di talento puro, inseguito addirittura da grandi squadre, ma è uno status che ha dovuto subito mettere da parte. Io non ci penso più a quello, penso solo al Bari. Sappiamo che è un momento difficile, però penso che la squadra è unita, i compagni tutti bene, quindi penso che sarà difficile, però più avanti sarà più facile. Infine, l'imminente impegno di campionato in casa della capolista Sassuolo, che dovrebbe togliere il sonno a chiunque, ma Polenta è un cuore impavido. Mi stimola di più, no? Con la prima classifica. Però penso che sarà una partita difficile come tutte le altre. In Serie B è così. Sono tutte partite difficili. Ma pensate che ci siano squadre, più di una squadra superiore al Bari, o pensate di essere più o meno allo stesso livello degli altri? No, siamo più o meno allo stesso livello degli altri. Sappiamo che. Anche da Sassuolo. Sì, noi possiamo giocarcela con chiunque.